sono chiamati, ma pochi sono gli eletti. Molti si avvicinano a Dio, le folle si avvicinano a Dio, ma ci fu un giorno dove un uomo decise di uscire dalla folla. E questo uomo noi non lo conosciamo, non sappiamo chi fosse. Addirittura la Bibbia non ci dice neppure quale fosse il suo nome, la sua identità, non ci dice quanti anni avesse, non ci dice se aveva una famiglia, non ci dice se aveva un lavoro, non ci dice niente, dice soltanto che un uomo, un lebbroso, solo questo si chiama essere un lebbroso, uscì dalla folla, ebbe il coraggio di uscire dalla folla, di sfidare l'opinione pubblica, di sfidare tutto quello che attorno a sé, uscì dalla folla e incontrò Gesù. Dio ama persone coraggiose così come queste, sapete? Molto spesso noi siamo condizionati dall'opinione pubblica, da quello che ci dicono gli altri. Ricordo la storia di Nicodemo, un uomo saggio, un uomo che conosceva la Bibbia molto meglio di me, di Tedizia. Per incontrare Gesù, incuriosito da un personaggio Gesù, andò a incontrarlo quando? Di notte. Perché andò di notte? Perché temeva che gli altri potessero dire: ah, guarda un po' Nicodemo, tanti anni, un maestro della Bibbia, va ad incontrare un giovanotto per fargli delle domande, ovvero Gesù. E lui, pur di non abbassare il suo orgoglio, cosa fa? Lo va ad incontrare di notte, quando non ci sono gli occhi di tutti. Dio ti chiama a uscire dalla folla. Dio non vuole che tu sia un numero, uno dei tanti. Dio ti dice: incontrami, incontrami, abbi il coraggio di sfidare tutto e tutti, esci dalla folla e ti incontri. Amen. Chi era questo uomo? Chi era questo uomo? Abbiamo detto che noi non sappiamo niente. La Bibbia non ci dice se avesse una famiglia. La Bibbia non ci dice, in altre circostanze la Bibbia ci parla anche di persone con una certa età che si sono accostate al Signore. Entra nello specifico della loro infermità, della loro malattia, del loro bisogno. In altre circostanze addirittura noi conosciamo pure la loro identità, il loro nome. Vi ricordate, non so quanti hanno mai letto la Bibbia, o così, sfogliata un po', di quel cieco evangelico che Dio guarì, si chiamava Bartimeo. Dice la parola di Dio che si chiamava Bartimeo, cioè entra anche un po' nello specifico. Ma qui in questo racconto, in quattro versi, ci viene narrata una storia di una guarigione di un uomo, non sappiamo il suo nome. Però non c'è bisogno di una chissà quale immaginazione, una fulgida immaginazione, per conoscere o per immaginare la storia di questo uomo, di Simone, scusate, di questo lebbroso. Non so quanti di voi hanno mai, sanno innanzitutto cosa sia la lettera. Faccio questa domanda non perché vi voglio cogliere impreparati assolutamente, ma è una malattia che oggi come oggi, guardate, nel nostro paese o nelle nostre nazioni, quelle più vicine a noi, è una malattia che non si vede più, per grazie di Dio, meno male, non si vede più. Ma soltanto in alcuni posti molto lontani da noi, in alcuni continenti molto poveri, c'è ancora questa, con piccole come dire, macchie, c'è questa malattia. Ma allora, al tempo di Gesù, questa era una malattia molto frequente, la lebbra. Sapete, la lebbra nella Bibbia è sempre stata un po' paragonata a quello che è il peccato. Lebbra uguale peccato, no? Che non c'è bisogno di essere uno studioso della Bibbia per sapere che la lebbra nella Bibbia rappresenta il peccato, ma rappresenta anche ed era una delle malattie peggiori, se non forse la peggiore di tutte. Perché la peggiore di tutte? Era una malattia, come possiamo dire, corrosiva. Una malattia che io ho visto quando ero piccolino, venne un missionario dall'Africa, pastore Alessandro, forse se lo ricorderà, il pastore Navarra, ne hai mai sentito parlare? Sì. Lui lavorava, era un missionario in un leprosaio in Africa, adesso non ricordo in quale punto dell'Africa, e lui lavorava proprio a stretto contatto con i lebbrosi, e un giorno portò delle diapositive, allora si portavano le diapositive, in chiesa da noi, portò delle diapositive,
e noi vedemmo gli effetti strazianti, devastanti della lepra. Io ero piccolo, avevo 10 anni, mi ricordo bene, e rimasi profondamente colpito da quelle immagini. Una malattia che letteralmente corrode il corpo umano. Cioè addirittura lo porta a brandelli, cioè lo cadono proprio lì, letteralmente, dei pezzi. Mi ricordo l'immagine di un giovane, ecco, ce l'ho ancora scolpito nella memoria, che non aveva il naso, letteralmente il naso gli era caduto, come se cadesse. La lepra è una malattia devastante, eppure ti devo dire una cosa, la lepra non è qualcosa che ti colpisce immediatamente, cioè non ti porta in quello stato di decomposizione dalla sera alla mattina, ma piccoli passi, con piccole macchioline, inizia la lepra. Andiamo un po' alla storia di questo uomo, abbiamo detto non conosciamo niente, ma una cosa sappiamo, era un lebbroso. Veniamo un po' con noi, io sono uno che ama l'immaginazione, no? Io sono uno di quelli che ama un po' fantasticare. Entriamo un po' e mettiamoci un po' nei panni di questo uomo. Questo uomo, un giorno, un triste giorno, veniamo a sapere che mentre lui, non so, faceva doccia, mentre lui si stava specchiando, improvvisamente vede una piccola macchiolina rossa sul suo coperto. Così inizia la lepra. Una piccola macchiolina. E lui si guarda allo specchio. Dice, ma chissà, avrò preso un po' di sole in più sul Lido Gallo. un eritema. Un arrossamento. Poi sono passati dei giorni. Altri giorni. E abbiamo notato, questo uomo ha notato che quella piccola macchiolina rossa che era sul suo corpo, sul suo viso o da qualche altra parte è iniziata a crescere sempre di più, fino a diventare qualcosa di più serio. Qualche amico gli avrà detto, ma vedi, sarà un herpes o sarà un eczema, vai dal medico, vai a vedere un po' di cosa si tratta, sarà andato dal medico, probabilmente non lo sappiamo. Ma è la storia comune di tutti e sarà stata la storia comune di tutti i lebbrosi o di quelli che sono stati affetti dalla lepra. Ascoltatemi, questo uomo è andato anche dal medico, il medico avrà detto metti un po' di pomata, un po' di protezione, vedi che non è niente di grave. Passano altri giorni e questa macchia diventa sempre più grande e non è più un eczema, non è più un arrossamento, ma inizia a diventare quasi come un'ulcera con delle piccole piaghe all'interno, e esce del bus. Non so, abbiamo detto, se fosse stato sposato, ma immaginiamo di sì. La moglie gli avrà detto, fai una cosa, fatti esaminare bene, questa non è una sciocchezza, guarda che non ce n'è soltanto uno, vedi che c'è anche da un'altra parte del tuo corpo, vedi che si sta espandendo, si sta allargando sul tuo corpo. Sapete, nella Bibbia e nella cultura ebraica, un solo uomo aveva il diritto e aveva il dovere di poter esaminare sul corpo umano se fosse lepra oppure altro, e questo uomo era il sommo sacerdote. Era la legge di allora. Mosè aveva detto che un uomo soltanto aveva questo diritto, era il sommo sacerdote. Quindi qualcuno gli avrà consigliato, vai dal sommo sacerdote e vai a dirgli, vai a farti controllare. Bene, questo uomo è andato dal sommo sacerdote con un cuore palpitante, no? Chissà, non so quanti di noi è capitato almeno una volta di andare dal medico. Chissà il medico cosa ci dirà, con un po' di, come dire, trepidazione, un po' di attesa. Bene, questo uomo è andato al sommo sacerdote, il sommo sacerdote lo ha accolto, lo ha fatto spogliare e gli ha controllato il corpo, lo ha controllato bene, avrà preso una lente di un alimento, qualche strumento che lui possedeva, e gli ha detto, guarda, quello che vedo non è qualcosa di molto rassicurante,
tu pensavi fosse un eritema, una scottatura, un eczema, un herpes, ma io qua vedo qualcosa di più serio. Facciamo una cosa, resta nel tempio per altri 14 giorni e noi controlleremo se queste macchie progrederanno, si ampliano o al contrario inizieranno a guarire e a restringersi. Questo uomo, secondo la legge, è dovuto rimanere, anche se non è scritto in queste quattro righe, ma è una prassi voluta da Dio attraverso Mosè. Questo uomo è dovuto andare, è dovuto stare lì fermo per 14 giorni in un angolo del tempio, si chiamava proprio l'angolo delle rose. Lì in quei 14 giorni, insieme ad alcuni altri, doveva rimanere lì e aspettare un giorno, due giorni, tre giorni, una settimana, due settimane, e ritornare di nuovo dal sommo sacerdote. Va dal sommo sacerdote, ascoltate, si risponde di nuovo, e il sommo sacerdote lo riesamina, lo guarda dalla punta dei piedi fino all'ultimo capello della testa, attentamente, e poi la sentenza. Caro amico, ho una brutta notizia per te, una bruttissima notizia per te. Quella che hai sul tuo corpo non è una sciocchezza, ma è la peggiore delle malattie. Si chiama lebbra. Lebbra. Mi dispiace, questo significa che è finita per te. Mi dispiace, la legge impone che tu adesso ti rivesti, prendi la tua borsa ed esci fuori dal tempio. Anzi, di più ti dico, devi uscire fuori dalla città e devi stare lì ai margini, in un luogo chiamato Lebbrosario, e lì in quel luogo chiamato Lebbrosario devi aspettare soltanto il triste giorno della tua morte. Sembra un film dell'horror, sembra uno dei film più brutti girati dal regista più crudele. Sapete, questo è il peccato. Quando non c'è speranza, il peccato aumenta, progredisce, si allarga. Inizi con un piccolo peccato, c'è una piccola cosa, una sciocchezza. Che vuoi che mai ci avvenga? Ma stiamo scherzando! Lo fanno tutti! Ora vuoi che questo poi... Una piccola cosa, una piccola macchinina, vero? E poi ti ritrovi a fare questa cosa meccanicamente, continuamente, fino a quando non diventa lebbra, non puoi più farne a meno, sei completamente coinvolto in quello che fai. Oh, che triste giorno, quando qualcuno viene da te e ti dirà: mi dispiace, non c'è speranza, sei un peccatore incallito, la tua destinazione è l'inferno, una separazione eterna da Dio. E quando sentiamo queste cose sembra quasi, mamma mia, una sentenza addosso. Ci fu un triste giorno, ma ci fu anche un bel giorno, il giorno in cui qualcuno è venuto da noi e ha detto: leggi nella Bibbia, l'incontrerai Dio. Non ti abbattere, non ti scoraggiare, c'è speranza per te, Gabriele, c'è speranza per ognuno di noi qui questa mattina. Un bel giorno questo uomo sente udire che nella sua città, a poche centinaia di metri dal Lebbrosario, sta passando, udite udite chi? Il personaggio famoso di allora, l'uomo delle copertine, l'uomo che sta stravolgendo con il suo messaggio l'intera cultura di allora, l'uomo che addirittura, si dice, con il suo solo tocco guarisce le persone, addirittura con la sua voce, con la sua parola ha risuscitato un uomo che era morto da quattro giorni. Il suo nome era Lazzaro, di lui si parlava tanto bene. Questo lebbroso cosa fa? Non resta lì seduto in un lebbrosario aspettando la morte, ma lui decise di fare qualcosa, e spero con tutto il cuore che tu possa fare altrettanto questa mattina. Decide di alzarsi dalla sua condizione, uscire dal lebbrosario
e incontra Gesù. Alleluia. Un bel giorno, un benedetto giorno, il giorno in cui noi tutti abbiamo incontrato Gesù. Esce dalla folla, si inginocchia, lo adora, guardate, lo adora, e dice: Signore, se vuoi tu puoi immondarmi. Lo riconosce Signore, eh? Il figlio del falegname. Alla fine Gesù era il figlio del falegname, un uomo cresciuto in una delle città di periferia di una regione di periferia, ma per lui non importava questo, importava semplicemente che davanti a sé c'era il Signore. Riconosci questa mattina che lui è il tuo Signore. Quel ladrone sulla croce disse: Signore, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Vi ricordate questa parola? Non è l'uomo. Un uomo riconobbe a fianco a sé un altro uomo, grondante di sangue, morente su di una croce. Lo riconobbe come Signore e come Re. Signore, ricordati di me quando tu entrerai nel tuo regno. Lo riconobbe a te. Chi fu il primo uomo che andò nel paradiso? Non fu un grande teologo, non fu un grande santo, un ladrone, un ex ladrone. Inaugurò il paradiso insieme con Gesù. Gesù non guarda a quale classe politica tu appartenga. Gesù sta guardando se tu questa mattina lo riconosci come Signore e Re della tua vita. Siamo alla conclusione. Gesù toccò il suo corpo. Gesù non ebbe, scusate l'espressione, a schifo di toccare un uomo lebroso. Gesù disse: oh, che ribrezzo, fammi anche un guanto, va? Sì, lo vuoi. O disse: io posso guarire anche da lontano, lo guarisco con uno schiocco di dita o con la mia stessa parola. Gesù ama avvicinarsi a te. Lui non è distante da te, e non è nemmeno distante dal tuo problema, dalla tua sofferenza. Lui ti tocca proprio lì. Non c'è un'infermità, dice sì, Signore, Gesù questa mattina ti tocca in questo luogo di tanta distrazione, gli altri stanno lì a pensare un po' di svagarsi, ma abbiamo scelto la parte migliore, abbiamo scelto di essere toccati da Gesù Cristo. Wow. Gesù lo tocca e gli fa una raccomandazione, un'unica raccomandazione, ci non dirò a nessuno, ma va dal suo bisogno e vai a dire che sei stato guarito. Immaginate, questo uomo si alza e vede che la sua pelle inizia a rimarginarsi. Ha di nuovo la pelle di un bambino, candida, bella, pura, dura. Non ci sono più cicatrici, non c'è più pussi di cave dal corpo, niente di tutto questo. Adesso lui può camminare libero per la città. Prima doveva farsi annunciare, prima doveva gridare: lebroso, lebroso, perché lui non poteva stare a contatto con le persone, perché era un lebroso, era un infetto, uno che poteva infettare le persone. Adesso lui è libero, si spoglia, corre, grida. No, quando abbiamo conosciuto il Signore, noi siamo stati là. No, vi ricordate, no? Quelli che già hanno fatto questa esperienza, incontravamo, non so, gli amici al bar, offrivamo il caffè a tutti, abbiamo fatto i nei debiti, stavamo lì, incontravamo gli amici di scuola, i colleghi, e Gesù, ma che c'è questo? Non siamo amati, abbiamo conosciuto la salvezza, lo sfidiamo la timidezza, sfidiamo, ecco, prima allora ero emozionato, ma quando avete preso il microfono non vedevate l'ora di raccontarvi quello che Gesù ha fatto nella vostra vita. Questo è quello che è successo a noi e questo è quanto ogni volta noi abbiamo la possibilità di predicare la parola di Dio, lo facciamo con tutta franchezza e lo facciamo con tutto quello che abbiamo in corpo e diciamo: sì, abbiamo incontrato Gesù. Alleluia. Wow. Lui ci ha salvato. Corre per la strada di Gerusalemme, immaginiamo insieme. Corre, saluta, fa le campioni per sé, ma che ha fatto? È nervoso, è nervoso. E ti guardi, ma non ho capito bene, che sta dicendo questo? E corre, e gli amici che lo riconoscono stanno aspetta, vieni, no, devo andare dal sommo sacerdote, è la moglie, mi guarda, mi guarda, che piaccia a noi, no,
avessi moglie, figli, non sappiamo, ma una cosa sappiamo, che lui corre, 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 e arriva al tempio. Arriva davanti alle porte del tempio. Immaginate com'è la scena, ci sono i soldati, sapete, nel tempio c'erano i soldati del tempio, che gli fermano, dicono: dove vai? No, devo incontrare il sommo sacerdote. Il sommo sacerdote a quest'ora non riceve. Vieni negli orari d'ufficio il lunedì, il mercoledì, dalle... No, devo incontrare il sommo sacerdote! Una finta, boom, passa! Non sappiamo. Oh. Ma passa, sale le scale del tempio, e passa uno, passa un altro, e arriva lì, alla porta dell'ufficio del sommo sacerdote, e bussa, 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 il sommo sacerdote gli altri, dice: che vuoi? Che cos'è tutto questo baccano? Devo parlarti, sommo sacerdote, ti ricordi di me? Ti ricordi di me? No, chi sei? Come? Qualche tempo fa sono stato qui alcuni giorni. Tu mi hai esaminato e mi hai detto che ero affetto da lebbra. Ti ricordi di me? Ne passano tanti. Sì, ma io ero quello che piangevo ai tuoi piedi. E quello che dicevo: per favore, sono sacerdote, dammi una parola di speranza. Ti ricordi? Forse sì, forse no. Come no? Mi hai esaminato per ben due volte. Ero lì che piangevo come un bambino disperato, dicendoti salvami, 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 ma tu mi hai dato solo una speranza. Ricordo che tu mi dicesti: non c'è speranza per me. Ricordo che me lo dicesti guardandomi negli occhi, dicendomi: vai, vai lì, nelle tue sai, aspetta la morte, perché ormai sono la morte. E per te è che non c'è speranza più nella mia vita, ti ricordi? Sì, mi ricordo! Bene, una bella notizia. C'è speranza nel nome di Gesù. Sommo sacerdote, una bella notizia. C'è speranza nel nome di Gesù. Ecco perché Gesù disse: non dirlo dal uomo, ma dal sommo sacerdote. Quello che ti condannò, adesso deve capire che non c'è più condanna. Non c'è più condanna sulla tua vita, sulla nostra vita. Gesù Cristo ci ha salvati. Amen. Ecco perché questa mattina noi entriamo in quelle acque, immedesimandoci nell'opera di Cristo. È scritto che quando Gesù su quella croce inchiodò le nostre infermità, il nostro peccato, la nostra condanna, fece un pubblico spettacolo di tutti coloro che continuamente condannavano Gesù e condannavano l'umanità intera, dicendo: hai peccato, non c'è speranza, hai peccato, non c'è speranza, sei affetto da lebbra, sei affetto da lebbra. Questa mattina la bella notizia è Evangelo, significa proprio buona notizia. La buona notizia è: non c'è più condanna, c'è salvezza nel nome di Gesù. Amen. Dio ci benedica. Ringraziamo il Signore per questa parola. A volte ci sono delle lepre, come diceva il pastore, che non si vedono, sono spirituali. A volte il peccato ci lascia con dei segni evidenti del suo passaggio. E non c'è cosa peggiore quello di sentirsi dalla propria coscienza accusato dei propri peccati, o quando addirittura altri, invece di aiutarti o incoraggiarti di andare a Gesù, ti mostrano quel peccato davanti. E quindi là l'unica speranza che ti rimane è quella di tante volte toglierti la vita. Solo chi c'è passato dopo, capito? Chi vive sotto condanna, sotto giudizio, sapendo che non hai più speranza e che nessuno più si fida di te, ti può amare, ti può volere bene. O per quello che hai fatto, per quello che è potuto succedere, con Dio non è così. Lui ha detto: colui che viene a me, io lo caccio fuori. Se resistiamo, Lui ci resiste. Dio fa la grazia solo agli umili, ma agli orgogliosi, alle persone che si sentono superbe, Dio li allontana. Dio va a cercare quelli che si abbassano, quelli che riconoscono la lettera. E noi questa sera diciamo: Signore, purificaci sempre di più, lavaci da ogni pensiero, trasformaci, facci sempre di più crescere alla tua immagine. Adesso voglio invitarvi ad alzarvi all'impiedi, volevo concludere con una preghiera. Signore, ti ringraziamo per questa mattina, Padre. Ti voglio pregare, Signore, se c'è qualcuno che al di là dell'esteriorità, Signore, dell'apparenza, che a volte noi, Signore, creiamo nella nostra vita, o a livello religioso, o in altri modi, Signore.
Signore, tu sai che non ci sono maschere davanti a te, tu leggi il cuore dell'uomo, Signore, niente ti è nascosto, Padre. In questa sera il dito di Dio è qui in mezzo a noi, non per puntare il dito, ma per mettere il dito nella piaga affinché sia guarito, Signore. Ti prego, se c'è qualcuno in questa mattina, Padre, che si sente, Padre, un peccatore, che in quella coscienza, o addirittura altri, gli fanno notare anche questo, Padre. Ti prego, Signore, che tu questa sera possa purificarlo, Signore, che tu questa sera lo possa toccare, possa fargli sentire il tuo tocco, Signore, il tuo amore, il tuo abbraccio, Signore, il tuo bacio, come hai fatto col figlio prodigo che quando tornò nella casa del padre, malgrado era sporco, tu lo hai abbracciato, Signore. Signore, tu non ti schifi di noi, ci ami malgrado quello che siamo, ma ancora di più, Signore, tu non solo ci ami, ci abbracci, ci vuoi bene, ma tu anche ci purifichi e ci togli il peccato e ci dai la speranza anche di una nuova vita, Signore, cambiando quello che noi eravamo, Signore. Prima eravamo dei peccatori, adesso siamo dei figli di Dio, ci dai la grazia e la forza di non peccare più, Signore. Se qualcuno è caduto, Signore, ti prego, rialzalo, Padre, e dagli la forza di continuare a camminare verso quella meta celeste, Signore, che è quella del cielo, sapendo che un giorno ti incontreremo non come un giudice, ma ti incontreremo come nostro papà, perché tu sei il nostro Padre celeste, Signore. Padre, grazie per la tua parola, continua a rimanere in mezzo a noi. Grazie per il pastore Marco, per come l'hai guidato, quanti sono intervenuti, Signore. Benedici insieme alle loro famiglie e continua a rimanere con noi in questi battesimi, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Amen.